amici, tranzi, cari amici della sera, buongiorno. Sto ritornando a pescare, nel senso che stamattina c'ero già a pescare con Ronnie, è andata benissimo. Io ho preso due orate, due sarghe e un branzino, belli, e Ronnie ha preso un branzino, un'orata e qualche saraghetto sparso. Poi io sono venuto via perché dovevo andare a pescare a Bogliasco con Marco, solo che non c'è posto a Bogliasco e quindi abbiamo deciso di ritornare alla foce. Marco e suo papà sono dietro e quindi torneremo a pescare alla foce e faremo il calasole, visto che il sorgisole è andato bene, chiamiamolo così, faremo anche il calasole. E va bene, speriamo bene, dovremo stare in pesca un 4-5 ore ancora, vediamo un po' cosa succede. Sono esattamente le 3, 5 ore ci stiamo. Speriamo che il calasole regali buone sorprese. Ok, infatti sono già abbastanza rosso perché è tutto il giorno che mi picchia il sole in faccia. C'ho il braccio massacrato. Ma niente, oggi me lo sono preso per la pesca. Oggi non sono andato a lavorare. Ho rimandato tutti gli appuntamenti che avevo. Ho detto no, rompetemi le balle. E vado a pescare. Va bene, direi che ci possiamo vedere direttamente dal luogo di pesca. Ed eccoci qua, ci abbiamo il grande pescatore, eccolo lì, ah no, il pescatore qua dietro, qua è l'inserviente, se ne va, sta già smontando, a posto. Abbiamo provato a fare un lancio con la X-Carbon perché si era un po' inchiodato, ma il mulinello, ma adesso direi che va bene. Vedi, quando l'Oxela tocca le attrezzature, ridillo, le mani di Dio. Bravissimo. Ok, qua Andrea che sta scalciando. Ce n'era una sola. Cosa stai facendo? La mano di Dio, era una. Era una, basta. Quella guarda lì, donna. Guarda lì che esca. Aspetta, fai vedere. Bella ragazzi. Questa qua è la coreana rossa presa da Pitto, eh. Diciamolo perché è il nostro fornitore ufficiale. Va bene. Io mi sono rimesso in pesca e ora pescheremo. C'ho galleggiante normale da 1,5 grammi e vediamo cosa succede. Allora ragazzi, Marco al recupero, ho visto una tocca esagerata, gigantesca. Il cimino ha toccato l'acqua e... Oh, guarda che sarago. Guarda che sarago. Oh, comunque ci manca 9 ettari e va al chilo, quello lì. Sì, 9,5. Tu che non ti fidavi di questo posto. Vedi che bestia. Visto? Lì c'ho la padella pronta. Sei rimasto male. Allora, eh? È meglio prendere gli scogli che questi. Eh? È meglio prendere gli scogli. Gli scogli, dai, slamalo e rimollalo. Grande. No? Lo vuoi tenere? No. La padella? Eccolo. A questo invece se aggiungiamo 8 etti diventa 1 chilo. Bellissimo. Lo rilasciamo. Quinto raro vedere il ritrovo. Ragazzi, sentite la voce, che belligiata la voce, non potete non riconoscerla. La voce. Ecco chi ci è venuto a trovare. Già chi ci è venuto a trovare. Sono venuto a pescare qua. Mitico già. E lui, ragazzi, Marco Smatte. L'assassino di pesci, esatto. Che assassino. il buon pescatore. Ragazzi, ha preso un branzino ieri, che levati. Adesso poi ci proviamo. Ma uguale i miei, sì, ma sì, è ultima moda. Sì, ho i piedi che saranno 560 gradi. Secondo me. Mia moglie mi ha detto mettitela infradito. Io no. Sì, sei passato dalla halla. Esatto. Sai cos'è che mi ricordo? Porca troia. Mi ha fatto morire una volta in barca. Sì. Come per Pagari. E eri ben attrezzato. Mi ha detto, potevo portare un quadro. Guardalo, sì, sì, sì. Le mie canne erano come un quadro, belli, un immobili. Vabbè. Io vado a fare due cannate. Andate poi. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Poi mi metto lì, Claudio. Ok, ciao già. Aia! Allora, vediamo un po' come stiamo pescando. Bolognese. Basco qua dietro ci danno. Sono orate greche. Lui aveva una rana che ha strappato l'amo. Qualcosa che gli ha strappato. Ah, strappato,
quando fai le montagne a febbraio e poi viene a pescare a maggio? Sì, non so, non è l'ideale. Allora, dimmi un po', come ti chiami? Matteo. Allora, Matteo ha incontrato domenica i ragazzi del Matsugoru e ha fatto, beh, si è fatto un video, una cosa. Quindi, ora apparirà anche nei video dell'Oxela. Pensa a te che roba, eh? E qui abbiamo suo papà. Andate, Alberto. Alberto, ok. Eccoci qua, che sta facendo... Sì, fa il sarto. Lascia perdere. Che... Una parrucca degna del miglior platinetto hai fatto. Ma nemmeno. Va bene, dai. Teniamo le distanze sociali, perché ci abbiamo anche questa menata. Tanto ormai è 15 di ottobre, ormai non c'è più la... 15 di ottobre non c'è più? A parte che il video probabilmente uscirà, giusto? Come a marcio, Marco sta insultato per i video. Esatto, sì, beh, gente non capisce video. Veramente un cazzo. No, non capisce niente. Va bene, dai. Speriamo che arrivino un po' più tardi. Qualche pesciotto, perché sennò qua... Sì, ma è il fondo. Ora vado a recuperare il fondo. Ragazzi, una tocca esagerata. Una tocca fotonica. Guarda. Benì, questo è il pesce più grande che a me. Guarda, wow, un'orata, è questo. Un Saragaus. Guarda che bel saraghetto. Sei contento che stasera si mangia? Boh, beh dai! Questo potrebbe essere interessante, eh! 2.5 Sì! Vabbè, sarà matolompo? Tanto è lì! Il mio galleggiante all'inglese? Eccolo là! Io sono passato alla pesca all'inglese. Mi sono spostato perché sotto avevo un appiglio sicuramente. E mi agganciavo 3 lanci su 4 e quindi bene lì, ora rilanciamo bene. E lì Marco, oggi è una macchina da guerra, eh? Una macchina da guerra, voilà, un altro saragato. Sono in pastura, bene ragazzi, sono entrati in pastura, hai detto bene. Vai Andrea, che dove vai a smontare un camion? Dove... Belli, mi sta facendo nero, eh? È quello piccolo, no? Ci ha dato il serra, guarda, sicuro. Allè. Ma... due occhiate, coppiola. Sì, è questa, chi la dai, questa qua? E questa qua, ecco, facciamo un po' vedere perché siamo venuti. Oltretutto... Me l'ha rubata. Come l'ha rubata? No? Me l'ha fregata, no, te l'ha rubata. Perché io con il granchio niente e lui... Tu con la grita niente. Ma guarda. Potevo portare un quadro, vedi, lo mettevo lì. Sì. Ma il Macos. Macos, ragazzi, comanda, c'è poco da fare. Una macchina. Bella, e stamattina sono uscite così anche due un po' più grosse. Guarda, io sono arrivato, ho fatto 4 tiri, 4 pesci. Sì, non è male. Ho visto il guadino che hai usato, veramente sì, spettacolo. Lì è un guadino, faglielo vedere bene. Fammi vedere il guadino. È il guadino del basso comodino. Lì è della penna. Quando arriva lì, pesce in canna. Ha guadinato l'orata con la cassetta. No, perché qua di solito li spiaggi i pesci. Ma perché così. Noi siamo a Wild Nature. Sì, ma dove anche, siamo? Anche a io. Con no, l'occasione, già non che sono in diretta. Sì. No, non sei in diretta. Vabbè, perché questo video uscirà a luglio. A luglio, bene, grazie. Perché non prima che finisca il mese vorrei tingere il secchio di rosa. Due. Se vieni, Belino. Ora, fino a ieri non ci potevamo muovere, porco. Vabbè, non so, fine settimana ci possiamo andare qui. Sabato e domenica no. Settimana prossima, settimana. In settimana, sì. Non vado a lavorare, non c'è problema. Domani vai da là, no, che... Domani sì, dovrei andare da là, un sacco di appuntamenti, che vabbè, comunque. Speriamo che vadano a buon frutto. Ma speriamo. No, comunque si vende tanto. Quella roba lì. Gli hanno parlato a Stefano. Quello lì. Guarda, impescabile. Due ami tagliati. Allora ragazzi, qui stiamo assistendo due ami a scene tagliati, non c'è più niente, guarda. A scene apocalittiche. Una tocca, due ami tagliati. Due ami tagliati, una tocca, canna nel mare, due secondi, perso tutto. Allora, ho portato due bigattini al grande Macos, perché ecco. Visto che a me non funzionano, prenditene quanti te ne servono. Vorrei dire anche Macos, traditore, ladro di branzini. Ti ringrazio. Figurati. Ladro di speriamo, almeno ve li speriamo che con te funzioni. Sono belli, va bene, per me sono figli. Sono belli, da stamattina che prendono sole, io te lo dico. Stupendi. E quindi neanche un poco pure per me, va. Adesso lui... Posso permettermi? No, vai tranquillo, c'è tanto, c'è un cazzo da fare. Mettiteli dentro.
Oh, ma tutti e due gli hanno tagliati, io sono senza parole. Vabbè, ecco, ecco, ecco. Oh, meno male che gli sto finendo così, me ne vado a casa. Allora, sono rosso. No, volevo fare un po' di calasola. Ma grande, ma calasola! Sono rosso, bellino, mi brucia tutto. Guarda, oggi si muore. Porco, ehi, da stamattina che sono qua già. Ma sei venuto per fare il salaiatore, mica per. Con la cestina. Doppia. Salaiatore. Va bene, ragazzi. Guardate qua che spettacolo, proprio la merda come esce da qua. È commovente. È commovente, è veramente commovente. Ma porco. Ma devi fare un favore. Allora, abbiamo visto un serra, una cacciata di serra proprio lì dove ha atterrato l'occhiata del Minetti, che è veramente impressionante. Adesso vediamo un po' se esce fuori. Così ti leghi un altro amo, Matti. Grazie a tutti. Qui ragazzi è una rumba, ne sta prendendo uno via l'altro. Occhiate per me. Eh sì. Le sarpe, quando entrano le sarpe. Quando entrano le sarpe qua sotto sono gigantesche. Erano tagliati, avrei sì. Miliardo per sapere cosa era. Va bene ragazzi, io vedo di mettere in atto. Di mettere in funzione più che altro i miei ultimi gattini, così non vedo. Eccolo lì, è passato lì adesso. È passato lì adesso. Non ci credo, ma tagliato. No! Ma allora non mi credi, cazzo. Ma non ci credo. Non ci credo. Claudio! Porca storia. Ma dai, ma non pensavo ci desse. Adesso ci metti un coso, ci metti un cadetto e non ci dà. Claudio! E non ci dà più. Due anni spariti. Bello pulito. Io chiedo perdono e via. Mi porterò per paga gli anni adesso. Ma no, le gare è una cazzata, mi porterò, non so, per funghi nelle fungaie nuove. Per finire, una grandissima salpa che se ne va. A posto. Ho preso più pesci il gabbiano di me oggi. I gabbiani sono dei maledetti. Ok, allora. Ragazzi, direi che io ho finito per oggi. La basco, è dalle 6 di mattina che sono qua. Sono le 7:15, guardate, sono le 7:15, quindi direi che oggi ho dato. E boh, quindi l'appuntamento per la prossima volta. Mega raduno qua, al lago facciamo, insomma, qualcosina inventiamo. Ok? Alla prossima! Che l'ho vista saltare fuori dall'acqua, una bella schiena. Allora, ti ha preso un po' di lenza? 50 metri si è preso. Ha cambiato già 3 volte colore perché uso colori diversi. Ma cos'è? Una leccia, credo. Una leccia. Eccolo là. Ma ti dici no, poi lo stile del serra. Una leccia. Benino, era un serra di più di 2 kg. Ma ho visto che hai cercato di tirarlo su. Qui c'era la testa fuori dall'acqua. Sì. Benino. Ma tolto la canna dalle mani. Benino, ho visto. Pensavo che te col cima. Benino ci ha tirato una sleffa. Ecco, persa. Oh, slamata. No. Meno un mostro, era grosso. Ma con cosa l'hai preso? Col pane? No, con i bigattini. Con i miei bigattini. Vedi che funzionano. Dio a te. Mio, che sfiga. Eh sì, non ci voleva. Veramente un mostro. Abbiamo chiuso. Quella troia. Abbiamo chiuso in bellezza. Porca. No, sono io che ti ho toccato la canna. Abbiamo chiuso in bellezza. Ci voleva sia giornata qua, giù serra, torrata. Bella matti. Di tutto. Questa qua era grossa. Va bene, ragazzi, me ne vado a casa perché sto morendo. Ancora bigattini, no? No, finito, finito. Di pesca. No, vabbè, si deve buttare. No, ho finito le fiondate, basta. Dai, grande. Ah no, ma alla prossima. Capace che possono essercene anche altre di lecce così. Oh.